Eccoci con Antonio Valente, allenatore di questo Sport Country Club. Il campionato adesso parte, la preparazione è stata importante per prepararsi a questa stagione che sicuramente diventa interessante. Cinque squadre in questo girone, quindi cinque derby che sicuramente faranno divertire il pubblico che sarà presente. Allora, come stai preparando questo match? Il primo derby sabato prossimo contro il Minturno. Parte subito forte a Minturno, campo ostico, e una squadra che negli elementi più o meno la conosciamo, e insomma è stata integrata quest'anno, però una buona squadra. Diciamo, noi abbiamo lavorato bene e l'approccio insomma è positivo a sabato. La squadra, se andiamo a guardare, la squadra sembra la squadra nostra, è formazione sicuramente che può dettare legge, nel senso che può comunque prendere i risultati dove va, però chiaramente bisogna essere bene in forma, no? Allora, bisogna essere un gruppo unito e coeso come lo scorso anno, bisogna avere abnegazione, voglia di soffrire, perché dal punto di vista tecnico sì, possiamo giocarcela con chiunque. Questa è già una grandissima cosa, perché scendere in campo e potersela giocare con chiunque secondo me è bellissimo. Poi però ovviamente le partite si giocano tutte e vediamo il campo cosa ci dirà. Il Città di Minturno Marino sappiamo poco, sappiamo solo che c'è un nuovo allenatore e un gruppo di ragazzi nuovi, no? Sì, qualcuno è rimasto lo scorso anno e altri nuovi, perché poi parlavo un po' con Corona, insomma, e ci siamo un po' confrontati, perché lui è di lì, insomma, quindi mi ha detto un po' delle cose e abbiamo valutato un po' tutto e come interpretare e come affrontare questa partita. Allora, parliamo delle altre formazioni del girone. Mi sembra che oltre al Minturno e al Sporting Grandi Club ci sono squadre appunto di fondi. Qual è la migliore di quel gruppo di cinque che fanno parte del nostro girone? Vabbè, sulla carta, diciamo, quindi come stile fantacalcio, sulla carta è la ginnastica ovviamente, che è ricca di elementi di esperienza, con un'età ancora giovane, assolutamente un giusto mix, diciamo, di esperti, meno esperti, ma tutti di grande e altissima qualità. Questo per quanto riguarda diciamo i vari derby, va, tra le squadre tra queste cinque. Poi un po' Pomezia anche dovrebbe essere una grande squadra, e vedremo poi le altre cosa succede. A livello di roster la tua squadra manca qualcosa oppure è al completo, diciamo così? Manca qualche giovane, per il resto va bene, siamo al completo, però qualche giovane sì, gli under insomma manca qualcosa. Sì. Troppi anziani forse? No, è che non è una questione di anziani, è che l'obbligatorietà degli under purtroppo non è semplice, trovare ragazzi in gamba che hanno qualità e quant'altro e che hanno voglia di allenarsi, di soffrire, di correre, questo è un problema. Poi abbiamo il Jolly Fantasia pronto all'evento, no? Sì, Fantasia è pronto a qualsiasi evento, lo possiamo schierare in qualsiasi ruolo, angolo, però soprattutto dà una mano, una grossa mano a me. Senti, a proposito del discorso legato a Fantasia, è sempre tuo collaboratore, giusto? No, assolutamente, più che un collaboratore, cioè siamo ovviamente sullo stesso livello. Cioè. La squadra come sta a livello fisico in questa prima partita di campionato? Ma secondo me abbiamo lavorato molto, devo dire la verità, abbiamo caricato tanto, manca un po' di brillantezza, però credo che se tutte le squadre hanno fatto la preparazione a tutte mancherà un po' di brillantezza, che è inevitabile, manca l'ultima fase della preparazione che è quella della rapidità che stiamo facendo oggi, quindi questa settimana abbiamo iniziato a sviluppare e quindi per un po' saremo ancora un po' affaticati, però piano piano è così, il campionato è lungo. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi.